Grazie Stefano e grazie per l'ospitalità a questo evento, che ovviamente è molto inerente all'idea di Rios, che appunto nasce da aziende che come RedTurtle da tanti anni rappresentano l'open source sul mercato. E quindi oggi ci sembrava una buona occasione per parlare appunto di Rios anche in questo evento. Cos'è Rios? Rios è una rete di eccellenze al fianco dell'IT Open. Questo è il nostro payoff, ma adesso ve lo spiego un po' meglio con le slide successive. Appunto, come dicevo in apertura, RedTurtle è una delle aziende cofondatrici di Rios, cioè dagli albori, da quando questo progetto è iniziato, e appunto il Workplan Day è la platea giusta per portare il nostro messaggio, che ovviamente altro non è che un'estensione del messaggio che RedTurtle ha portato negli anni. Perché Rios e perché le aziende che lo compongono scelgono l'open? Le motivazioni sono quelle storiche, quelle che conosciamo, sono quelle di etiche, di scegliere una soluzione che possa portare valore a tutti e non solo a chi la produce, di apertura, non solo dal punto di vista di apertura di etica, ma appunto anche dal punto di vista di apertura dei formati e dei prodotti, gli standard, quindi la possibilità di lavorare con prodotti standard che riescono a comunicare tra di loro in maniera semplice e veloce, e ovviamente l'indipendenza dal fornitore, che scegliendo una soluzione open si sceglie un prodotto che è manutenuto da più di un'azienda, da aziende e dalla community che ci stanno dietro. Avendo quindi la possibilità di avere soluzioni integrate che tutti che possono arrivare a mantenere. Chiaramente sono ancora le motivazioni giuste? Sì, ovviamente sì, ma potete chiedere di più. Quindi, quando dicevamo che tutti possono mantenere le soluzioni open source, è vero, ma è anche vero che si può chiedere che siano mantenute da aziende altamente competenti. Per questo nasce Rios, nasce per dare al mercato italiano e non solo un riferimento certo sulle soluzioni che rappresentiamo. Quindi rappresentiamo soluzioni enterprise da una parte e dall'altra, ovviamente, lavorando in sinergia, riusciamo a integrarle. Quindi per questo le due facce di questa slide. Da una parte sicurezza che le soluzioni Rios siano offerte col massimo livello di competenza e dall'altra avere un network che riesce a integrare le soluzioni tra di loro. Ma cos'è Rios? Ne abbiamo parlato come una forma astratta, ma in realtà altro non è che un insieme di 9 aziende che è fatta da storie e esperienze molto diverse e anche da modelli di business diversi, perché come sapete i modelli di sviluppo di business dell'open non sono tutti uguali, ci sono soluzioni solamente puramente open, soluzioni dual license, ci sono aziende che lavorano con l'open solo sulle licenze, solo sui servizi, quindi siamo solo chi ha competenze sull'ecosistema di servizi professionali legati allo sviluppo e alle infrastrutture open. Quindi questo era la sfida che avevamo all'inizio, essere 9 aziende con anime molto diverse tra di loro, competenze diverse su prodotti diversi. Poi ci siamo organizzati come un'unica rete, come un'unica azienda. Quindi in realtà questi loghi che vedete qua sono diventati veramente il cerchio che è alle mie spalle, il cerchio di Rios. E lo sono diventati perché in prima battuta abbiamo condiviso una serie di valori. Quindi abbiamo deciso che i nostri asset fondamentali fossero di avere sempre una visione e un approccio open. Ripeto, non vuol dire solo proporre soluzioni open, ma vuol dire avere mentalità atte a estendere le funzionalità dei prodotti open, integrandosi, crescendo sempre nella logica del riutilizzo, di creare software open che porti valore sia alle aziende che alla comunità, di dare garanzie sui livelli di competenza, quindi quello che dicevo prima, il software open è manutenibile da tutti, ma voi vi potete aspettare un livello di competenza alto. E dovete pretenderlo perché altrimenti rischiamo che i progetti open possano naufragare se non c'è un riferimento al quale chiedere consiglio. Ovviamente, come dicevamo prima, le soluzioni integrate e di essere appunto quel braccio che permette di essere al servizio delle aziende che lo scelgono.
Ci siamo organizzati, questi sono un po' di numeri, quindi siamo un unico punto di contatto, vogliamo essere un unico punto di contatto per le aziende che lavorano con noi, contiamo 400 dipendenti, 20 milioni di fatturato, questo per darvi un po' l'idea che insieme siamo veramente una grande azienda, e il primo progetto veramente nato in seno a Rios è quello di un H24 condiviso, quindi abbiamo un servizio di help desk che riesce a dare supporto H24 a tutte le aziende che vogliono il supporto di Rios sulle prodotti di Rios H24. Siamo strutturati come un unico team, un'unica azienda. Diciamo che secondo me, sotto questo punto di vista, questo periodo di smart working ha aiutato molto, perché le aziende di Rios sono dislocate geograficamente, e mentre prima appunto le aziende non lo erano, e quindi comunque diciamo c'era un confine, anche seppur labile, tra il lavorare con la propria azienda e lavorare con Rios. Questo secondo me in questo anno di lavoro smart si è completamente destrutturato e completamente perso. Quindi per me sono nello stesso modo colleghi le persone che stanno dentro SICOM, che è l'azienda da cui vengo, ma anche tutti i colleghi di Rios. Quindi veramente abbiamo banalmente uno spazio comune, uno Slack, in cui siamo un'unica azienda dal punto di vista veramente fattivo e organizzativo. Questo ci permette di essere tutti referenti della nostra offerta, essere tutti una sola realtà che può produrre tutti questi prodotti, può produrre informazioni, garanzie e supporto a tutti questi prodotti. Perché? Perché siamo un unico punto di riferimento, ma dietro abbiamo aziende altamente specializzate su queste soluzioni e rappresentiamo l'intero gruppo. Queste sono le aziende i prodotti che noi abbiamo identificato come enterprise ready, quindi prodotti su cui siamo sicuri di avere le competenze a livello almeno italiano, ma spesso europeo e a volte anche mondiale, e di essere il riferimento col massimo livello di certificazione che è possibile su queste soluzioni. Su questi facciamo anche formazione di alto livello e certificata, quindi di tutti questi siamo trainer ufficiali. Ovviamente tutto l'insieme di tecnologie che abbiamo visto prima ci permette di essere presenti praticamente in tutti gli ambiti tutti gli ambiti informatici con cui un'azienda deve fare i conti nel nostro tempo. Quindi c'è tutta la parte di gestione del dato e analisi del dato, tutta la parte di sicurezza, che appunto sappiamo essere uno dei cavalli più importanti di questo periodo, perché è diventato una cosa con cui ogni azienda si deve misurare. Poi c'è tutta la parte di cloud, tutta la parte di digital transformation, quindi quella di portare le aziende che non sono altamente tecnologiche verso un livello di digitalizzazione almeno tale che ci permetta di lavorare in questo momento di complicazione e di divisione. Poi ovviamente c'è tutta la parte di web, comunicazione e collaborazione, che non vi dico, perché mai come in questa platea conoscete il valore di Rios e di RedTurtle sulla parte di web e communication, legata ovviamente alla user experience, che anche questo è un tema che l'azienda RedTurtle porta sul mercato con attenzione suprema. Andiamo un po' più nello specifico e vediamo qual è appunto un'offerta Rios che può essere più tagliata sulla PA. Abbiamo detto e abbiamo visto che c'è tutta la parte di plone e le verticalizzazioni che le aziende all'interno della rete, nel caso specifico RedTurtle, hanno creato per dare servizi ai cittadini. Mi viene in mente Io Comune, Io Prenoto, tutta la parte appunto di verticalizzazioni che sono state fatte per dare servizi ai cittadini. E poi invece, in realtà molto legata a questo tema, c'è tutta la parte di gestione documentale, che può essere affrontata in vari modi, con sistemi documentali, con intranet, con sistemi di sync and share documentali, e poi c'è la parte di smart collaboration, che dopo la vediamo nel dettaglio. È un esercizio che è venuto conseguenzialmente, ma ve lo racconto dopo. Adesso finisco le voci e poi entriamo nel dettaglio. Molto importante è anche la parte di supporto che Rios può dare nella parte di governance degli IT e dei processi aziendali. Cosa vuol dire? Molto spesso ci troviamo a lavorare con aziende che appunto devono affrontare il loro processo di digital transformation, e possono farlo o con dei sistemi interni che devono essere supportati, perché ovviamente i sistemi interni non possono essere
sempre a conoscenza delle ultime tecnologie, dei trend di mercato, perché sono composte da persone che hanno profonda conoscenza dei sistemi interni, ma probabilmente devono essere affiancati per capire come essere stimolati per l'evoluzione di quello che stanno facendo. Dall'altra parte invece ci possono essere aziende che hanno dei reparti IT molto scarse o addirittura dove non sono presenti, e quindi in questo caso noi non siamo soltanto i fornitori di una soluzione specifica o i fornitori di qualcuno che può rispondere a una esigenza specifica, ma riusciamo a essere il centro di riferimento per implementare tutte le soluzioni diciamo più all'avanguardia per quanto riguarda i sistemi informativi, ovviamente scegliendo soluzioni open source. L'ultimo, diciamo, probabilmente per venuta e per mentalità, ma sicuramente non per importanza, tra i nostri servizi, è quello di dare servizio legale alle aziende che si trovano a lavorare con l'open source. Da una parte è necessario un servizio legale sulle regole del riuso, su tutte le normative a cui la PA deve stare dietro per scegliere le soluzioni che sono compliant a quello che la legge gli chiede, e dall'altra abbiamo la necessità di normare e verificare con che licenza il software viene rilasciato agli enti pubblici. E anche su questo ho una slide più avanti, comunque siamo quasi in fondo, non disperate. Allora, questa è la nostra idea appunto di smart collaboration, la voce arancione che abbiamo visto prima nell'elenco, che vi avevo detto che vi avrei spiegato dopo. Cosa è successo? Noi abbiamo all'interno di Rios queste soluzioni. Sono soluzioni open source che riescono a risolvere il problema della collaboration, intesa come la capacità delle aziende di lavorare in maniera distribuita o no, ma comunque di condividere le informazioni. E abbiamo visto nel corso del tempo, nel corso che le aziende si aggiungevano, che noi siamo gli esperti di queste soluzioni. Ogni azienda nel corso del tempo aveva scelto una di queste soluzioni e l'aveva portata sul mercato. Chiaramente il Rios è stato semplicissimo, unire tutte queste soluzioni portandole in una soluzione integrata, tutti questi prodotti portandoli in una soluzione integrata. Quindi per questo abbiamo una vera e propria offerta di smart collaboration, come ci piace chiamarla, in cui questi pezzi non solo sono scelti e manutenuti da Rios, ma anche integrati tra di loro. Per questo vedete che Plone può decidere di integrarsi con la parte di share documentale, Nextcloud è una soluzione che fa condivisione dei documenti, quindi una specie di Dropbox aziendale, no? Perché spesso gli strumenti che utilizziamo a livello personale sono più avanzati di quelli che utilizziamo a livello aziendale, quindi a volte farò dei parallelismi con gli strumenti che siamo soliti utilizzare in maniera personale, ma che spesso sono proprietari, le informazioni non sappiamo dove stanno, quindi se questo ce lo possiamo permettere come privati cittadini, non sempre ce lo possiamo permettere come aziende. Nextcloud è quindi un contenitore in cui posso mettere i miei documenti aziendali. Decido io dove stanno e quindi ne ho anche il controllo. Quindi io posso prevedere un'integrazione che da Plone, su cui stanno magari dei documenti, posso condividerli e inserirli all'interno di Nextcloud e addirittura renderli disponibili per un editing collaborativo attraverso OnlyOffice. Poi posso, per esempio, far partire tutta la parte di videoconference attraverso due sistemi open source di riferimento che sono Jitsi e BigBlueButton, quindi se ho bisogno di avere, torno al parallelismo di prima, uno Zoom aziendale, posso farlo tranquillamente con queste soluzioni. Per ultimo, diciamo, di questo schema, l'ultimo elemento applicativo è Rocket Chat, che è una specie di Slack, una chat evoluta che permette di creare gruppi, che permette di creare comunicazioni multicanale, posso creare canali per i progetti che seguo, quindi avere, diciamo, un WhatsApp molto più evoluto, molto più enterprise, che mi permette di, appunto, organizzare le informazioni e i gruppi di comunicazione in base all'organizzazione aziendale o ai gruppi o ai progetti che sto seguendo. Chiaro, avere informazioni in tanti punti può essere dispersivo. Per questo abbiamo pensato di mettere alla base tutto questo Elasticsearch, che è un motore di ricerca e indicizzazione
che per esempio è già presente nativamente in, è già presente in Plone, è già presente in Nextcloud, è già presente in OnlyOffice, e noi altro non abbiamo fatto che estendere l'interfaccia di visualizzazione e permettere di cercare in un unico punto tutte le informazioni che stanno nei vari applicativi. Chiaramente abbiamo bisogno di lavorare con più strumenti, le informazioni si distribuiscono e noi distribuiamo anche la ricerca, in modo che possiamo cercare in un unico punto le informazioni che stanno appunto su applicativi anche, anche diversi, senza ricordarci dove, dove l'avevamo messo. L'ultimo pezzetto, e poi vi saluto, è quello che vi dicevo prima, riprende un po' il discorso che vi dicevo prima del supporto legale e di organizzazione del codice. GitLab è uno strumento che, con quale Rios ha scelto una partnership, ha stretto una partnership nell'ultimo anno, che è un contenitore, è un posto dove tutti gli sviluppatori, dove tutti i progetti, dove tutto il codice, tutte le configurazioni dei sistemi possono confluire. È appunto un grande contenitore di tutto quello che sta alla base dei sistemi informativi. È molto utile per due motivi, secondo me. Uno è che io ovviamente controllo, posso vedere i miei sviluppatori cosa fanno, se i sistemi sono interni, e chiaramente semplifica anche a loro la vita perché hanno un riferimento preciso in cui cercare le informazioni. Ma è molto utile quando tanti fornitori esterni che possono, a cui posso dare un posto in cui mettere le informazioni e il codice che mi hanno sviluppato e tutto quello che è stato sviluppato per me, in modo che io posso sia controllare sia mettere a disposizione eventualmente questo codice nel caso ci fosse un cambiamento nel fornitore che me lo segue. Molto spesso abbiamo trovato delle realtà in cui i fornitori hanno cambiati e non avevano lasciato il codice, e questo ha creato grandi problemi, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni. In questo caso voi darete ai vostri fornitori esterni un riferimento in cui loro devono mettere tutte le informazioni, in modo che voi ne abbiate il potere e il controllo. Quindi, questo è un po' Rios, detta veramente in poche parole, dove ci potete incontrare. Noi ogni due mesi facciamo il nostro evento, si chiama l'Open Source Time, a maggio abbiamo un focus dedicato al machine learning e all'intelligenza artificiale, poi siamo presenti negli eventi settori nostri e delle nostre aziende. Poi faremo, e lo dico perché uno speciale sulla pubblica amministrazione per probabilmente a ottobre, in fase di definizione dell'agenda, e poi ci troviamo al nostro consueto, è il secondo anno, ma insomma possiamo dire consueto, Open Source Week, una settimana tutta dedicata ai temi dell'open source più o meno ampi che si farà, che ci sarà a dicembre. Credo di aver detto tutto, vi ringrazio e a presto.